tutti, buongiorno a tutti i consiglieri. Allora, ci troviamo chiaramente nella fase finale del bilancio per quanto riguarda il triennio 2016-2018. Stiamo esaurendo quindi le mensilità relative e quindi gli uffici acquisiscono gli impegni di spesa e le eventuali esigenze da coprire entro la fine dell'anno. La delibera riguarda una serie di storni all'interno del budget del 2016 di spesa corrente di alcuni municipi. Nella tabella contenuta nel testo della delibera è riportato il dettaglio. Le strutture territoriali interessate hanno comunicato economie di spesa su alcune voci economiche e la necessità di incrementarne altre. Nella stessa delibera sono stati inseriti altri storni richiesti dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, sempre sugli esercizi 2017-2018, con una riduzione degli stanziamenti sul centro di costo del Dipartimento Risorse Economiche a favore di un altro centro di costo dello stesso Dipartimento e di uno afferente al Segretariato Generale. La rimodulazione è finalizzata all'avvio di procedure di gara che interessano il pluriennale. Trattandosi di compensazioni tra voci di spesa della stessa natura, non sono alterati gli equilibri di bilancio né i saldi di finanza pubblica. Grazie. Ok, ci troviamo sempre al 30 novembre, quindi nei termini di legge e per quanto previsto dalla norma, ovvero la possibilità di fare le ultime variazioni dell'anno per il 2016, sono stati adottati due provvedimenti in quanto si sono svolte due attività concomitanti che non hanno consentito quindi l'accorpamento, pertanto ci troviamo oggi a approvare due delibere che comunque concernono sempre lo stesso evento, lo stesso fatto. Allora, per quanto riguarda la delibera, la variazione di bilancio numero 18, essa si articola esattamente in tre punti. Allora, per quanto concerne la parte corrente, sulle entrate correnti ordinarie abbiamo una variazione al fondo di solidarietà comunale maggiorato per 2.506.871 euro e abbiamo però parimenti una riduzione della variazione dell'IMU per terreni agricoli del 2016, quindi variazione in diminuzione delle entrate di 2.411.024,27. Per quanto concerne invece le entrate correnti a destinazione vincolata, sono state inserite e rimodulate entrate con vincolo di destinazione e relative spese per complessivi 3.083.440,40 per l'esercizio 2016, di 1.158.257,53 per l'esercizio 2017 e di euro 219.600 per l'esercizio 2018. Per quanto riguarda invece la parte delle spese, sempre della parte corrente, abbiamo svolto un'attività di accantonamento al fondo di passività potenziale per 5.761.678,62 relativi a nuovi debiti fuori bilancio e somme urgenze emersi dalle segnalazioni delle strutture capitoline per un importo pari a 376.326,78 euro. Vi sono altri nuovi debiti fuori bilancio emersi sempre dalle segnalazioni dell'Ufficio di Vigilanza della Tesoreria relativi a pagamenti senza mandato per un importo pari a 3.273.151,84. Vi sono infine richieste del Dipartimento Risorse Economiche di inserimento di aumento del fondo passività potenziali per un importo pari a 2.112.200 euro relativamente ad un contenzioso con l'ACI e eventuali rimborsi agli enti proprietari delle strade di quota parte delle contravvenzioni. L'aumento del fondo è compensato da minori spese segnalate dallo stesso Dipartimento su altre voci economiche di spesa. Vi è poi una seconda attività svolta sempre sulle spese correnti riguardanti le economie di spesa.
Con la delibera di variazioni numero 75 del 2016 sono stati utilizzati i fondi a destinazione vincolata per finanziamento di spese ex articolo 208 del codice della strada. Parliamo ad esempio di manutenzione strade, di segnaletica, eccetera. Qui recuperati ai fondi ordinari per lo stesso importo, pari a meno 2.891.559,80 euro. Sempre sulle economie di spesa si sono registrate minori spese per interessi sui mutui pari a 2.199.174,97 e poi altre minori spese comunicate dai municipi pari a meno 119.257,45 euro. Questa è la parte relativa alle economie. La parte relativa alle maggiori spese ha riguardato un rimborso per tributi non dovuti per un importo pari a 140.000 euro. Quarto aspetto riguarda le spese finanziate con avanzo di amministrazione vincolato, è un avanzo da contributo di organismi comunitari, parliamo del progetto City Lab, per un importo pari a 28.968,75 euro. Il fondo di riserva, pertanto, risulta incrementato del saldo delle variazioni, di cui ai punti precedenti, per un importo pari a 1.516.360,33 euro. Infine, in attuazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il famoso allegato 4/2 del DLGS 118 del 2011 al punto 3.18, sono state inserite due voci, una di entrata ed una di spesa, per un importo pari a 44.437.612,72 al fine di una più corretta contabilizzazione delle erogazioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Tale inserimento non influenza gli equilibri di bilancio né i saldi di finanza pubblica. Il secondo fronte di questa variazione riguarda la parte degli investimenti, che si articola nel dettaglio in 8 punti. Il primo riguarda lo spostamento all'annualità 2016, dall'annualità 2016 all'annualità 2017 di opere finanziate con entrate a destinazione vincolata. Parliamo quindi di opere spostate per un intero importo nell'autorizzatorio 2017 pari a 13.780.478,15 e quindi poi riproposte nel bilancio di previsione 2017-2019. Vi è poi un'altra opera, sempre del 2016, che è stata parzialmente spostata nell'autorizzatorio 2017 per un importo pari a 5.950.000 euro e quindi riproposta nel bilancio di previsione nella fase di progetto 17-19. Si tratta in questo caso del mausoleo di Augusto, finanziato dal mecenatismo dei beni culturali, è un contributo che ha ricevuto il Comune da Telecom S.p.A. nel 2016 presenta la quota parte di 50.000 euro relativo a incarichi professionali e indagini propedeutiche alla progettazione. Il secondo aspetto, sempre relativo alla variazione sulla parte di investimenti, riguarda gli incentivi alla progettazione interna. In questo caso la previsione dell'incentivo per 5.032,78 euro relativo ad opere riguardanti l'adeguamento antincendio negli asili nido del municipio 14 viene finanziato con sanzione alla legge urbanistica accertata sempre dallo stesso municipio. Tale previsione si rende necessaria in quanto non prevista nel quadro economico approvato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il terzo aspetto relativo alla manovra sulla parte di investimenti, che ricordo è di 8 punti, prevede poi una previsione dell'indennità di esproprio per 2.651.535,18 a seguito di sentenze della Corte di Appello di Roma dovute ai sensi del DPR 327/2001 del testo unico sugli espropri. La quarta variazione riguarda maggiori entrate vincolate. Vi è una previsione nell'annualità 2016 di complessivi 5.235.933,68
suddivisi in tal modo: 5 milioni riferiti a concessioni di diritti di superficie cimiteriali, in questo caso ci riferiamo al contratto AMA per la gestione dei servizi funebri e cemiteriali, e 235.933,68 di escussione polizza fideiussori a garanzia per opere dovute e non realizzate dal Consorzio Casa e Campi nel quadro della Convenzione Casa e Campi di Via Cassia. Il quinto aspetto di questa manovra riguarda le entrate vincolate a scomputo, che prevedono nell'annualità 2016 €37.115.571,65 relativi ad opere realizzate da soggetti privati a scomputo, da acquisire al patrimonio comunale in quanto già collaudate o in corso di collaudo nell'anno. Il sesto aspetto degli otto di questa variazione sulla parte investimenti prevede nell'annualità 2016 75.569,39 di maggiori spese da finanziare con avanzo di amministrazione. Parliamo in questo caso di quelle che sono definite integrazioni IVA o cancellazione dei residui in sede di accertamento straordinario, sempre ai sensi del DLGS 118 del 2011. Il penultimo aspetto, sempre della parte relativa alle variazioni di investimenti, riguarda l'integrazione dell'accantonamento del fondo passività potenziale. È un'integrazione di circa 2.713.000 euro del fondo passività potenziali da finanziare con avanzo di amministrazione relativo ad opere che configurano l'emersione di un debito fuori bilancio, il cui riconoscimento sarà comunque oggetto di successive delibere da parte dell'Assemblea Capitolina. L'ottavo punto, e quindi ultimo, sempre di questa manovra, riguarda sulla parte di investimenti, riguarda lo stralcio di quota parte di un'opera 2016 finanziata con avanzo di amministrazione. Si tratta dell'opera del collegamento fognario tra via Collatina e via Tiratelli, zona Tor Sapienza. Secondo le indicazioni della struttura competente, può presentare nel 2016 uno stanziamento relativo alle sole indagini geognostiche, circa 40.000 euro, e pertanto si procede allo stralcio di 160.000 euro per poi riprevedere tale importo nel progetto di bilancio 2017-2019. Le variazioni nel loro complesso hanno migliorato i saldi di finanza pubblica per circa 5 milioni di euro e la tabella è allegata alla delibera. Grazie. Allora, ringrazio ovviamente la consigliera Celli, perché tutti i contributi anche al dibattito sono sempre utili per migliorarsi. Sfortunatamente in questo caso non stiamo parlando di azioni così come sono state prospettate. Innanzitutto sono delle comunicazioni che sono state fatte dagli uffici. Questo vuol dire che gli uffici non sono in grado di utilizzare quelle risorse entro la fine dell'anno. Il fatto che si sia utilizzato il 30 novembre riguarda sempre il fatto che la legge prevede come data ultima per poter fare queste variazioni il 30 novembre e non perdere quelle risorse ed utilizzarle entro l'anno. Ricordo che le risorse che non sono state eventualmente distolte sono state poi prontamente ricostituite all'interno del bilancio di previsione dei prossimi anni, pertanto non sono state tagliate, anzi sono state riprogrammate. Quindi l'attività che è stata fatta oggi dalla Giunta, l'attività che è stata proposta il 30 novembre e oggi viene proposta in ratifica, sono delle semplici riallocazioni di poste per mantenere e garantire la giusta efficienza e utilizzo delle risorse. Credo che una buona amministrazione, questa è il primo dovere che ha, cercare di spendere i soldi come può, soprattutto sull'annualità a cui sono dedicate. Se poi questa amministrazione si è trovata a dover fare tutte queste variazioni, dipendono da due fenomeni. Il primo è che in passato si costituivano i cosiddetti debiti fuori bilancio e quindi nessuno si preoccupava se effettivamente vi erano le coperture specifiche sui singoli capitoli, e dall'altra parte c'è una evidente necessità di prendere mano sulla programmazione che è stata fatta precedentemente, quindi la precedente
amministrazione che non guardava e non ha traguardato quelle che sono state le osservazioni fatte, che condivido, perché chiaramente nel momento in cui si mette una posta all'interno del bilancio lo si fa perché si intende utilizzarla entro quell'anno di riferimento. Nel momento in cui ciò non avviene, ovviamente c'è stato qualcosa che non è andato, e quindi su questo chiaramente l'amministrazione se ne fa carico, e se ne fa carico soprattutto con la prossima previsione di bilancio. Grazie.